sgomberati anche da sotto la pensilina dove si erano riparati dalla pioggia battente di queste ore. A una settimana dallo sgombero del Baobab a Roma, i 50 migranti titolari di protezione internazionale o in attesa di asilo che non hanno trovato ospitalità avevano continuato a vivere all'aperto, al freddo, sul retro della stazione Tiburtina, perché lì i volontari continuavano a portargli cibo e acqua 3 volte al giorno. Siamo qui quindi senza bagni, senza acqua, senza elettricità, senza tende, nel freddo, nell'umidità della stazione Tiburtina, a 300 metri dal campo dove eravamo, dal cancello che è stato chiuso. Quindi loro continuano a stare qua intorno e dormono all'aperto? Sì, dormono completamente all'aperto, quindi soltanto con le coperte e i sacapelo che gli stiamo dando noi, sempre con la solidarietà e le donazioni della cittadinanza. Non si sa dove debbano sparire questi esseri umani privati anche del diritto di ripararsi, hanno twittato oggi i volontari di Baobab Experience. Invisibili e privati di tutto, come Ebrima, senza genitori partito dal Mali, quando aveva appena 12 anni e con il sogno di diventare meccanico. Io ho 23 anni, io ho passato in Libia, io ho entrato in Italia qua. Io prima andato in scuola, ho studiato italiano, seconda media, terza media, io ho finito scuola e poi ho andato a cercare il lavoro. Il lavoro che però non è facile trovare per un ragazzo invisibile che non può nemmeno farsi una doccia. Gente dormono fuori, criminali vengono così, ha capito? Anche io dormivo fuori qua uno giorno, 2 giorni, 3 giorni, non ho fatto doccia, non ho fatto niente. Anche io andato fuori e salutare una persona e per domande una cosa. Questa persona non è a posto per rispondere io, perché io sei pusso. I criminali vengono così, dice Ebrima, che però la speranza non l'ha persa ancora e prima di salutarci ripete che ha bisogno di lavorare, che vorrebbe fare il meccanico.